Solo perché sono supereroi non significa che non possano essere supereroicamente legnati come dei salami. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 sconfitte di supereroi. It's the rematch all New York has been waiting for. But once more the thing is being badly beaten by the much stronger Hulk. Ma prima di incominciare, una cosa importantissima: pubblichiamo nuovi video ogni settimana, quindi iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Vedremo le occasioni in cui alcuni nostri eroi sono stati invece menati del brutto, a volte rimettendoci arti o anche la vita. Niente incidenti per salvare la ragazza di turno, però soltanto sconfitte per mano del rivale. Alla numero 10, Bullseye fa fuori Elektra. Elektra muore per mano di Bullseye, che si vuole vendicare dell'antieroe cieco, e quindi quale modo ovviamente migliore del colpirgli la ragazza. È nel manuale standard da super cattivo. Elektra sa il fatto suo, ma per quanto le donzelle non si tocchino neanche con un fiore, Bullseye invece, ecco, non è esattamente un galantuomo. E la uccide! Ovviamente, come ogni buon eroe, Elektra rimane morta il giusto che basta per far incazzare Daredevil e poi stop, ma comunque vale come sconfitta! Numero 9. Hulk fa un culo come una campana alla cosa. Se non siete amanti della tattica, ma preferite le semplici pure botte da orbi scagliati da pugni grandi come macchine, a voi questo scontro. Come sentirete dai dialoghi, il quoziente intellettivo non sembra essere dalla parte di nessuno, ma almeno è compensato da grossi cazzottoni. Hulk va fino a New York per picchiare gli Avengers e lì incontra i Fantastici 4. E l'unico dei quattro che gli tiene testa, ovviamente, è la cosa, che però alla fine, a forza di dire coglionerie, viene legnata il giusto. Ed è la prima volta effettiva che viene sconfitta in un combattimento leale. Numero 8. Aquaman ci rimette una mano. The young prince will be yet another innocent victim of the surface dweller's aggression. Magari conoscete meglio la versione senza troppi fronzoli di Aquaman, che impala i nemici con l'uncino, ma sapete come ha avuto quell'uncino? E beh, alla solita vecchia maniera, perdendo la mano, contro Charybdis, che ruba i poteri a Aquaman e gli spiega che vuole avvelenare la Terra. Sempre spiegare bene il piano, mi raccomando. Al che Aquaman lo insegue sulla terraferma per dirgli col c***o che avveleni la Terra, e quello gli infila la mano in un fiume pieno di piragna. Alla numero 7, Crossbones che accoppa il Cap. As difficult as this is to accept, Captain America is a fugitive from S.H.I.E.L.D. La Civil War ci va giù dura con un botto di eroi, ma contro il Cap ci va veramente pesante e ci rimane secco. Dopo essersi arreso a Tony Stark, Captain America viene arrestato. Ma la prigionia non lo allontana dalle grinfie di Teschio Rosso, che paga il caro Crossbones per assassinare il simbolo dell'America sulle scale del tribunale. Un grande classico. It kind of feels personal. E Crossbones lo colpisce a schiena e stomaco, uccidendolo. Peccato che poi ovviamente non muoia sul serio. Numero 6. Batman che legna Superman. Clark. This is between you and me. Il dibattito lungo decenni su chi vincerebbe tra i due, e tutti sempre a dire: ma Batman non ha nemmeno i superpoteri, quel coglione ha. No, beccatevi questa, uomini di poca fede. It isn't me, it'll just be someone else. Really? Who do they send after you? Non avrai superpoteri, ma arriva preparato per Diana. Trappole, esoscheletro potenziato, armato di criptonite sintetica, e lo affronta nel vicolo in cui morirono i suoi genitori. Now! E Superman, contro ogni pronostico, casca nella trappola e viene sconfitto, per poi ovviamente fingere la morte per sfuggire al governo. I want you to remember the one man who beat you. Alla numero 5, Ozymandias che trama e gli riesce bene. This represents the culmination of a dream more than 2000 years old, a dream now assured because of your unquestioning assistance. Watchmen, l'ho letto così tante volte che mi sento di poter dire miglior fumetto di sempre, ecco, con un finale profondo per quanto è cattivo, e cioè tanto. L'eroe in pensione, ora grande imprenditore visionario, Adrian White, si rivela essere la mente dietro alle morti misteriose di molti supereroi del paese. E alla fine il vecchio Ozzy rivela in uno degli spiegoni più epici di sempre a Gufo Notturno e Rorschach come intenda salvare il mondo.
cosa che include uccidere migliaia di persone e chi gli si mette contro, compresi gli Watchmen. E ce la fa! You haven't idealized mankind, but you've deformed it. You've mutilated it. That's your legacy. Alla numero 4, il Joker che manda Jason Todd a conoscere Dio. Wow, that looked like it really hurt. Todd non è che sia questo eroe amatissimo, né tantomeno un supereroe, ma questo non significa che non possiamo ricordare la sua brutalizzazione. Rivelata la sua identità come Robin, Jason viene consegnato al Joker da sua madre Sheila Haywood, al che il Joker e company procedono a pestarlo selvaggiamente, e sia Robin che sua madre restano uccisi a causa di un'esplosione poco prima dell'arrivo di Batman. E benché Jason Todd poi non sia veramente morto, comunque questa è una morte importante. Jason. Alla numero 3, Magneto che strappa lo scheletro a Wolverine. Let's point those claws of yours in a safer direction. Wolverine è uno degli eroi più tosti del circondario, grazie soprattutto al fatto che ha uno scheletro di adamantio, sai com'è, aiuta. Non un gran culo, però, quando il tuo nemico principale è Magneto che manipola i metalli. Che è anche sufficientemente sadico da farsi venire in mente, quando gli scappa un attimo la pazienza, di dare un'occhiata da vicino allo scheletro di Wolverine di fronte a tutti gli altri X-Men, facendo nel processo a pezzi l'eroe. Wolverine, almeno stavolta, sopravvive direttamente e non è che muore per finta, ma comunque ci rimane molto male. So much for being a survivor. Numero 2, Bane spezza la schiena a Batman. You made a serious mistake. Not as serious as yours. Il Joker, due facce, l'enigmista, il pinguino, sono tutti dei degni nemici di Batman che però non l'hanno impensierito neanche un po' come ha fatto questo bruto. Theatricality and deception. Powerful agents to the uninitiated. But we are initiated. La montagna di muscoli e cervello per una volta insieme, che è Bane, dopo aver capito l'identità di Batman, lo aspetta nell'ombra. Esausto dopo aver picchiato i cattivi per tutta la notte, Batman viene facilmente preso da Bane, che lo porta da lui e gli fa il favore di scrocchiargli la schiena. Then I will break you. Andandoci giù lievemente pesante e spezzandogliela, e per quanto Batman sia stoico, è una sconfitta veramente bruciante. Your spirit? Oh, your body! Prima di svelare la sconfitta numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. Alla numero 1, Doomsday uccide Superman. Stavo pensando, forse sarebbe più opportuno fare una top di supereroi che non muoiono per davvero. Ma poi mi sono ricordata di questa posizione in cui Superman incontra la sua fine. Superman e Doomsday si danno battaglia colpendosi così terribilmente da uccidersi a vicenda. E Superman, in un momento veramente tragico e inaspettato da parte di tutti i fan, muore tra le braccia di Lois. E quindi da quel momento il mondo dei fumetti non è stato mai più lo stesso perché... Cosa, scusate? Ah, non muore neanche lui per davvero! Va bene, mi arrendo. D'accordo con la lista? Qual è la vostra sconfitta preferita? Hulk can't be hurt. Per altre immortali top 10 pubblicate ogni settimana, iscrivetevi a Watch Mojo Italia.